Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video sul canale dello Chef Car. Oggi una ricetta, come avete avuto modo di vedere nella descrizione del video, dal titolo del video, andremo a fare il tiramisù gluten free, quindi con i savoiardi senza glutine. Ok, ragazzi, vediamo subito la panoramica degli ingredienti da utilizzare per fare questo tiramisù gluten free. Avremo bisogno di 2 uova fresche, che poi andremo a dividere gli albumi dai tuorli, 100 g di savoiardi gluten free, 50 g di zucchero semolato bianco e 250 g di mascarpone. Poi, qua ho già preparato la caffettiera con il caffè dentro, che utilizzeremo per poi andare a bagnare i nostri savoiardi. Chiaramente poi anche lo zucchero, il caffè potete decidere se utilizzarlo amaro oppure dolce. Per prima cosa andremo a dividere gli albumi dai tuorli. Prendiamo un uovo. Fatta questa operazione, una volta che abbiamo diviso gli albumi dai tuorli, andiamo a montare a neve i nostri albumi. Vedete ragazzi, anche se io lo zucchero non l'ho aggiunto subito, era da aggiungere praticamente della grammatura che vi ho detto a inizio ricetta, vale a dire 50 grammi, 25 grammi andavano aggiunti nell'albume. Io li ho aggiunti in un secondo momento. Come vedete il risultato è lo stesso splendido. Abbiamo qua il nostro bel albume, bello liscio, lucido, quindi il risultato viene il medesimo. Voi per sicurezza fatelo all'inizio, però se lo zucchero volete aggiungerlo anche alla fine e poi rimontare tra virgolette gli albumi, potete farlo, non vi creerà nessun tipo di problema. Dopo aver lavato accuratamente le fruste, che non devono avere traccia di albume, andiamo a montare i nostri tuorli, quindi aggiungiamo la rimanenza dello zucchero e cominciamo a montare.
ogni qualvolta che andiamo ad aggiungere il mascarpone dovremo sempre sciogliere bene i grumi. Quindi aggiungiamo di nuovo un poco di mascarpone. Dopodiché, di nuovo, azioniamo di nuovo le fruste e andremo a sciogliere tutti i grumi. Benissimo ragazzi, come vedete abbiamo ottenuto questa bella crema liscia e omogenea e adesso a questo punto andremo a incorporare l'albume. Movimenti dal basso verso l'alto in modo da non smontare il nostro composto, mi raccomando, eh? E poi vi ricordo, poco albume alla volta, non mettetelo tutto insieme. Ragazzi, una volta che abbiamo ottenuto questa consistenza è perfetta, quindi la posiamo un secondo e andiamo a occuparci dei nostri savoiardi. Possiamo andare a costruire il nostro tiramisù in coppettine di vetro di questo diametro qua, così poi insomma voi potete metterlo un po' dove vi pare piace, però da servire anche agli ospiti in queste coppettine di vetro, secondo me fanno la loro figura. Quindi andiamo a prendere il nostro caffè che avevo preparato prima, lo mettiamo qua, voilà. Io ragazzi il caffè non lo vado a zuccherare perché personalmente mi piace amaro da mettere appunto assieme ai savoiardi, perché avendo già comunque il composto che è già bello zuccherato, bello dolce, mi piace sentire il gioco di contrasti. Allora cominciamo con
un stato così, lo prendiamo un biscotto, lo bagniamo da una parte all'altra. Dopodiché cosa faccio? Prendo del cioccolato, del cacao amaro in polvere e gli do una bella spolverata sopra. E poi, una volta che abbiamo finito tutte le nostre coppettine, le mettiamo a riposare in frigorifero, un'oretta, due, quello che preferiamo. Ragazzi, prendiamo un colino, un piccolino di queste dimensioni, e cominciamo a dare un po' una spolverata di cacao amaro. Magari mettete sotto un pezzo di carta scotex, carta da cucina, in modo che insomma non si faccia un disastro. E voilà, e abbiamo fatto il nostro tiramisù gluten free. Adesso cosa faccio? Lo metto in frigo, come vi ho ripetuto poc'anzi, e lo lasciamo a riposare un'oretta, due orette, dopodiché lo possiamo tranquillamente mangiare. Allora ragazzi, sono passate circa 2 ore da quando ho messo il tiramisù a rassodare in frigo. Giusto 2 considerazioni sui savoiardi. Io ho usato un savoiardo gluten free della Selex, che non è proprio semplicissimo da trovare, non è che tutti i centri commerciali lo trattano, però a mio gusto personale ho provato anche i savoiardi gluten free della Char e secondo me sono i migliori in assoluto. Eventualmente vi lascio poi il link di Amazon per acquistare il prodotto. E ragazzi, io vado con l'assaggio. Eccezionale, veramente. Nonostante ci siano dei savoiardi gluten free, è rimasto proprio inalterato il sapore, cioè sembra di mangiare un tiramisù proprio tradizionale. Ragazzi, a me non resta altro che salutarvi, ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, accendere la campanella delle notifiche, commentare, in modo così possiamo sempre interagire al meglio. E nient'altro, vi mando un grosso abbraccio. Ciao ragazzi, da Chef Car.